storia di Stradella si può sintetizzare in tre periodi. Il primo periodo, che è quello della fondazione medievale, siamo attorno all'anno 1000. Il secondo periodo, quello visconteo. I visconti hanno influenza e importanza nella struttura urbanistica e difensiva del borgo. Poi l'altro periodo più importante è l'Ottocento. L'Ottocento è il periodo del grande sviluppo del borgo che diventa città. Ecco, allora, anzitutto diciamo dov'è Stradella. Stradella è una cittadina posta sulle colline, su un promontorio che è l'ultima propaggine delle colline dell'Appennino verso la pianura. Verso il Po dista pochi chilometri, forse un paio di chilometri. È la famosa stretta di Stradella, considerata a livello militare importante per le difese, per le battaglie che potevano essere avvenute in questa zona. Ecco, questa è la posizione di Stradella, quindi su un promontorio, su una roccia. Nel Medioevo abbiamo alcuni, intorno all'anno 1000, qualche traccia, sì, c'è anche della romanità. Cioè, ci sono le centuriazioni che sono ancora evidenti nella pianura, c'è la via Postumia che passava al di sotto di questo promontorio, la via Postumia da Genova a Verona, a Cremona perlomeno. Ecco, però non ci sono altre tracce. Stradella è un borgo medievale, nato attorno al 1000, la prima data sicura è il 1026. Ma in quell'epoca c'era già qualcosa qui attorno, c'era la rocca superiore che è stata costruita, fondata nel X secolo, 900, era l'epoca in cui i cittadini si difendevano costruendo questi grandi castelli per pericoli che erano in corso, c'era l'invasione degli Ungari, l'escorribanda dei Saraceni. Quindi dovevano costruire, e attorno alla rocca si concentrava un certo numero di persone, di contadini o di persone che abitavano. Ecco, dalla rocca è nata questa discesa, questo passaggio verso un punto più basso, che è quello del promontorio di Stradella. Ecco, gli abitanti hanno deciso attorno all'anno 1000 di scendere perché siamo attorno all'anno 1000, quindi il risveglio dell'economia, il risveglio della religione, il passaggio dei pellegrini, la Valversa che dava possibilità di commerci, e quindi c'era un interesse a portarsi in una zona di passaggio per controllare il passaggio e per vendere anche i prodotti locali che erano vino. Ne parla Opicino de Canistris, il monaco pavese, molto importante, della bontà del vino di questa zona. Siamo nel 1220, quindi siamo nel 1250, siamo quindi in epoca molto antica. Poi c'erano i cereali, c'erano altri prodotti. Ecco, questo è il motivo per cui un distaccamento, diciamo, dei cittadini del borgo di Montalino attorno alla rocca scende e fonda queste prime case che sono l'inizio dello sviluppo del borgo di Stradella. Nel frattempo era anche stata costruita la chiesa, la basilica di San Marcello di Montalino tra la rocca e il nuovo nucleo che si era costituito. Ecco, questo è importante perché la basilica di Montalino ancora oggi è restaurata dopo secoli di abbandono, è un esempio, un gioiello dell'arte romanica, considerato in questo senso proprio in tutto dai critici d'arte molto importante. Ecco, allora diciamo questo è l'inizio, lo sviluppo della città. Poiché era una emanazione della Rocca di Montalino, che era patrimonio e era feudo del Vescovo di Pavia, anche il nuovo borgo rimane feudo del Vescovo di Pavia. E come feudo del vescovo di Pavia rimane fino all'epoca in cui sono sciolti i feudi, cioè qui quasi 7-8 secoli, fino all'Ottocento. Questo è un dato importante perché, essendo proprietà del vescovo di Pavia, ad esempio, è stata risparmiata dal Barbarossa. Barbarossa non l'ha distrutto, come invece ha distrutto Casteggio, Broni,
Sovjansk e altri paesi, altri centri. Però in quel periodo c'erano ugualmente scorribande di eserciti pavesi contro i piacentini, i milanesi. E allora il vescovo Langosco nel 1308 ha pensato di costruire delle difese attorno al borgo. C'erano queste difese? Era la costruzione di un muro, una muraglia nella parte verso la pianura e una fossa, una grande fossa, verso la parte della collina che circondavano quel gruppo di case che costituiva allora il borgo iniziale. Quindi è la prima misura difensiva, con due porte chiuse dai portoni, porta pavese da una parte a occidente e porta piacentina verso oriente. Ecco, qui nasce il vero e proprio borgo racchiuso, è una città murata. Stradella è da considerare una città murata, anche se metà della mura è costruita da un fosso, da un grande fossato, che diventerà poi oggi via Fossa. Mentre sulle mura sorgono molte altre abitazioni, queste però nel periodo successivo, nei secoli successivi, ma anche belle abitazioni. Ecco, da questo periodo si passa ad un periodo successivo che io chiamerei visconteo, perché i visconti hanno influenza su questo periodo sul borgo di Stradella, tramite sempre il vescovo.